Ciao a tutti, in questo video vi recensirò il libro di Serena, che è una ragazza veramente molto disponibile e gentile, e di cui vi lascio il link della sua pagina Facebook e del suo blog qui sotto nell'info box, che si intitola Imparare a dimagrire e stare in forma, il miglior metodo per essere belli e in salute. È lungo circa un centinaio di pagine. Anche questo libro è basato su una sua esperienza personale e mi è piaciuto molto perché è veramente ricco, ricco di molte cose, dalla spiegazione appunto del funzionamento del nostro metabolismo, del bilancio energetico di cui abbiamo bisogno. Lei spiega come dimagrire mangiando, cioè non è che vi trova la soluzione, non mangiate né pane né pasta. Per un mese vedrete che dimagrirete e stop, stando sul divano a fare zapping. No, assolutamente no. E una delle cose importanti del suo libro, appunto, sono i riferimenti all'esercizio fisico. E la cosa più originale in assoluto è stato scoprire il metodo che ha utilizzato per muoversi in casa. E non è salire e scendere dalle scale, ma veramente originale, io non ci avrei mai pensato. È anche molto divertente. Quindi leggetelo, cioè compratelo per leggere perché è assolutamente fantastico. Poi comunque spiega i problemi che possono essere correlati a una cattiva alimentazione, che possono nascere, insorgere appunto se si mangia male. Poi ad esempio spiega dei rimedi per accelerare il proprio metabolismo, di cui io non ero a conoscenza, che infatti adesso quando cucino lo uso sempre, è molto particolare. E poi dedica veramente metà libro alle ricette per appunto dimagrire. E quindi sono tutti piatti leggeri, anche se non per questo leggeri vuol dire cioè, piatti poveri, ma alcuni veramente molto. Anche molto belli da vedere, ne ho provati diversi, e in cui appunto si usa dalla carne al pesce alle verdure. Ad esempio, un piatto che ho provato io sono stati i calamari con le zucchine, insomma, o le zucchine in vari modi perché a me piacciono particolarmente, e veramente non le avevo mai provate. E gustose e soprattutto leggere, cioè anche se ne mangiavo una buona quantità e non mi sentivo assolutamente pesante. E la parte finale del libro invece ha tutte le ricette relative ai dolci, quindi anche in questo caso dolci light. In alcuni fa addirittura il confronto, cioè quante calorie avrebbe una porzione di un dolce normale, cioè come lo facciamo noi, come lo conosciamo noi e come invece ci consiglia lei. E io ne ho provati anche qui diversi, alcuni me li portavo addirittura all'università, visto che studio lontano, e in treno, viaggiando, e veramente rimanevano buonissimi. Io l'ho trovato molto bello perché pone l'attenzione su ciò che mangiamo, ogni quanto mangiamo, e tutto correlato al movimento. Infatti, cioè, dà molta importanza al fatto che si faccia colazione, si faccia uno spuntino a metà mattinata, un buon pranzo, una merenda e una bella cena. Un anno fa avevo fatto proprio un corso, sana alimentazione, e veramente i tre quarti delle cose che io sapevo, comunque ero venuta a conoscenza, lei le ha riprese tutte. Quindi è una persona qualificata, cioè non è un libro messo tanto lì, tanto per, e mi è un po' impossibile descrivervi tutto quello che scrive nel suo libro perché è veramente appunto molto vasto, tocca vari argomenti, anche cibi particolari che io non ero a conoscenza, cioè prodotti da mangiare che si trovano nei supermercati ma a cui io prima non avevo mai fatto caso. E comunque anche lei appunto è basato sulla sua esperienza personale, che anche lei ha perso quindi diversi chili. Per me è ottimo, per chi non è soddisfatto del suo peso, però mi è piaciuto questo libro anche perché comunque dà un'importanza alla motivazione, cioè uno dimagrisce se veramente vuole raggiungere un obiettivo, non come la famosa da lunedì inizia la dieta, in realtà no, cioè uno deve essere convinto, anche se sono quei 4-5 kg in più che magari mi fanno sentire pesante, cioè non solo fattore estetico, e
cioè, devo volerlo io, deve partire in primis da me per poter ottenere benefici e raggiungere il mio obiettivo. C'è il riferimento che non si può dimagrire stando sul divano, ma bisogna anche fare dei piccoli sforzi, cioè muoversi, non aspettare che improvvisamente il nostro corpo si asciughi, il grasso si ritiri. È correlato alla fatica e mi è piaciuto molto, cioè non fa niente, non dà niente per scontato. Per me è l'ideale per chi anche ha poco tempo, quindi come lei ad esempio non riesce ad andare tante volte in palestra o comunque a mantenere un'attività fisica nel tempo fuori casa. Quindi per chi appunto vuole muoversi però vuole farlo in casa, anche perché magari si vergogna fuori, è veramente un libro molto bello e cioè ti coinvolge, anche perché comunque sono tutte, penso ci siamo passate, anche quei 2 chiletti in estate che si prendono perché magari ci si lascia un po' andare dopo Natale, dopo le feste. E per me è veramente ottimo perché l'ho trovato completo, molte descrizioni anche a livello biochimico, cioè l'energia che ci serve, quella che spendiamo, si sentiva che appunto comunque sa quello che scrive. Anche come ho fatto per l'altro libro, quello di Manuela, vi voglio leggere dei pareri di persone che l'hanno letto, giusto per farvi avere un'idea. Questo è di Nuccia, che dice: carissima Serena, ora sono felice grazie ai tuoi sani consigli, ho visionato e cucinato le ricette gustosissime, ho eseguito i tuoi consigli riguardo al mio stile di vita, posso dire che non ho sofferto la fame, anzi la soffrivo prima, ho perso 13 kg e quindi da un peso di 73 kg ora sono orgogliosa di dire che grazie alla mia personal trainer ne peso 60. I 5 pasti sono fondamentali, colazione, snack pranzo, snack cena. Amo le barrette da 81 calorie che mi hanno bilanciato il senso di fame, energia e la fobia dei dolci. Grazie angelo mio. E un altro invece di Monica che scrive: ciao Serena, grazie infinitamente per i tuoi consigli. Sono riuscita finalmente a dimagrire scendendo a quota 65 kg. Ora voglio continuare così e scendere ancora qualche chilo. Il tuo corso è stato determinante, una rivelazione. Lo consiglio a chi è stufo di perdere tempo e vuole risultati sicuri e duraturi. Ecco, anche perché lei dà molta importanza alla fase del mantenimento del peso, perché sapete bene che dimagrire è facile, nel senso io posso anche non mangiare per una settimana, scalare di 10 kg, però improvvisamente appena mangio qualcosa riacquistarli tutti e quindi appunto ci aiuta anche a mantenere costante il peso. Allora, io ve lo consiglio, il prezzo è di 27 euro, però credetemi ne vale proprio la pena perché è completo, cioè completo, sono 100 pagine, e molte ricette facili da preparare, che non richiedono troppi ingredienti. Io addirittura c'erano 2-3 sere che non avevo molte cose in frigo e sono riuscita comunque a fare diverse ricette, perché appunto non richiedono cose particolari. Poi ovvio, se ci sono anche diversi gusti, prodotti nuovi che lei menziona. E per me è stato veramente un piacere leggerlo, la ringrazio e spero che questa recensione vi possa essere stata utile. Per qualsiasi cosa anche a lei chiedete tranquillamente, sempre molto gentile. Un bacione, alla prossima, ciao!